entra in scena Giuseppe Viani, detto Gipo, un uomo di calcio a tutto tondo, al quale il presidente Rizzoli affida la conduzione tecnica della squadra. Inizia dal 1956 il lungo legame tra Viani e il Milan, un binomio che farà la storia della società rossonera. Non c'è più Nordal, che è passato alla Roma. Tra i volti nuovi ci sono quelli di Galli, Bean e Cucchiaroni. In campionato la formazione rossonera parte forte, prima di subire alcune pesantissime sconfitte che parrebbero pregiudicare il futuro. Viani sa come ricompattare la squadra e i risultati tornano a far sorridere il popolo rossonero. Arriva così il sesto scudetto, vinto alla grande sulla Fiorentina, staccata di 6 punti. Rivelazione dell'annata è Gastone Bean, che con 17 reti è il miglior marcatore stagionale.